Allora, buongiorno a tutti. Bene, dunque, per prima cosa, intanto l'argomento, avrete letto il titolo nella locandina, lo sapete, è l'Italia e in particolare il titolo che ho deciso di dare è Pillole di storia italiana dal 68 a Tangentopoli, a mani pulite. Quindi l'arco temporale va dal 68 agli anni 90. E è un arco temporale vasto dove sono successe tantissime cose nel nostro paese. Dico per tutti che io non c'ero, quindi se farò degli errori, no? Sono ancora abbastanza giovane a dire che non c'ero. In realtà, negli ultimi anni, quelli di Tangentopoli c'ero, però avevo tra i 2 e i 4 anni, per cui ero ancora disinteressata di politica. E ho intitolato il mio intervento Pillole di storia italiana, perché piuttosto che darvi un quadro un po' manualistico di tutto quello che era il contesto e quello che succede, ho scelto di individuare alcuni episodi della storia dell'Italia in quel periodo, e di fare un approfondimento su quegli episodi che poi credo diano l'idea di tutto quello che era il clima e lo sfondo. Più che di pillole sono delle pasticche effervescenti quegli anni. Nel senso che sono veramente degli episodi esplosivi da tutti i punti di vista, ok? Vedremo un po' il perché. Io adesso condividerei la mia presentazione in modo tale che possiate seguirmi meglio, e poi ci sono moltissime fonti, immagini, articoli che abbiamo fortunatamente rispetto a quegli anni. E quindi, no, aspettate che. E quindi mi sembra più che mai utile condividere qualcosa, insomma, con voi. Allora. Ok, ci siete? Si vede? Datemi solo conferma del fatto che io stia condividendo lo schermo. Ok, perfetto. Allora, dunque. Iniziamo subito dal primissimo argomento, che è il 68. Riuscite a vedere anche me o vedete soltanto il mio schermo? Così giusto per sapere. Solo lo schermo, vabbè, pazienza, sentirete la mia voce come al solito per i miei alunni. Dunque, ho deciso di partire da un episodio per spiegarvi che cos'è stato il 68 in Italia, che riguarda quei 3 ragazzi che vedete in questa foto. Sono 3 ragazzi, si chiamano Marco, Marco e Claudia, ok? Sono 3 ragazzi che hanno la vostra età perché sono 3 ragazzi del liceo. Eccoli qua, come vedete l'abbigliamento era un po' diverso dal modo in cui veniamo noi, in cui venite voi, insomma, a scuola. È sintomo, diciamo, dalle foto si capisce un po' anche la cultura diversa, l'ambiente sociale diverso del periodo. E chi sono questi 3 ragazzi? Sono i redattori di una rivista che è La Zanzara. La Zanzara è il giornalino della scuola del liceo Parini. Vi dicevo che sono dei liceali, per l'appunto, e appunto sono i redattori della Zanzara, che è un giornalino del liceo Parini, e in particolare. Siamo nel 1966, nel febbraio del 1966, i redattori di questo giornale scolastico fanno un'inchiesta e pubblicano un'inchiesta, che è quella che vedete nella slide, e in particolare il tema dell'inchiesta è quale posizione ha la donna nella società italiana, ovvero che cosa pensano le ragazze di oggi. Che temi vengono affrontati? L'educazione familiare, sono quelli che vi ho sottolineato in giallo, il sesso e la società, il problema morale e religioso, il matrimonio e il lavoro, che sono tutti temi, su cui c'è grande fermento in quegli anni. E, in particolare, appunto, loro che cosa fanno in questa inchiesta? Riportano un po' il pensiero delle ragazze loro coetanee su questi temi. Vennero riportati alcuni di queste interviste che loro hanno fatto alle loro compagne e che hanno poi riportato nella rivista.
Rispetto al tema l'educazione familiare, per esempio, alcune ragazze dicevano: io posso accettare un consiglio da mio padre solo se motivato e non perché dice che è il padre e basta. Quindi, per esempio, un forte rifiuto dell'autorità, che era molto diversa da quella di oggi, nel senso che la famiglia era ancora in un certo senso patriarcale, quindi il padre di famiglia, nel momento in cui parlava, dettava legge in maniera assoluta. Poi l'altro tema è l'educazione sessuale nella scuola è assolutamente necessaria per una modifica della mentalità verso moltissimi problemi, quali le ragazze madri, figli illegittimi. Non vogliamo più un controllo dello Stato e della società sui problemi del singolo e vogliamo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole, a patto che ciò non leda la libertà altrui. Quindi una forte richiesta di libertà. Poi c'è il tema del divorzio. Il divorzio deve esistere anche solo per il rispetto che si deve alla libertà dell'uomo. Ovviamente nel 66 non c'è ancora la legge sul divorzio, ok? E poi, insomma, non sto a leggervele tutte, poi la presentazione sarà ovviamente disponibile anche per voi, però avete un po' capito qual era l'argomento. Perché diventa così importante? Cioè, perché vi ho messo questo episodio? Perché si crea un vero e proprio caso giudiziario su questo caso, il caso Zanzara, nel senso che alcuni studenti del Parini, in particolare Gioventù Studentesca, che è diciamo l'antenato di quello che è un po' oggi CL, e quindi un gruppo di parignani cattolici, come vedete nella firma di questo volantino, protestano contro questa inchiesta pubblicata sul giornalino scolastico. E quindi iniziano a dire, come vedete appunto nella slide, che è un tema che è stato trattato con estrema superficialità, con scorrettezza, con parzialità, è un'offesa recata alla sensibilità e al costume morale comune e vigente, e si è abusato appunto con questo articolo, con questa inchiesta, della dignità della scuola e della sua autorevolezza. E quindi, paradossalmente, loro, in nome di un elementare senso di libertà e di democrazia, che sono valori fondamentali della nostra tradizione, protestano contro questa inchiesta fatta dai tre ragazzi. Ora, non c'è soltanto questo volantino di protesta, ma in questo periodo, subito dopo questo volantino di protesta, in realtà c'è proprio una vera denuncia contro i tre ragazzi, i tre redattori. Una denuncia che si traduce poi in un processo, quindi è un vero e proprio atto giudiziario che comincia soltanto, diciamo così, da questa inchiesta, e qui vi fa capire un pochino che clima diverso, ok, si respirava. E durante l'inchiesta, tra l'altro, i ragazzi vengono anche perquisiti, poi c'è una mobilitazione generale, diciamo, di tutta l'Italia, anche a livello politico. Ci sono alcuni partiti che si schierano a favore dei ragazzi, alcuni partiti che si schierano contro i ragazzi, quindi diventa un po' un caso di Stato. Per il processo alla Zanzara inizia, ed è una delle prime forme di manifestazioni che poi vedremo nel 68, c'è un forte corteo di protesta di 4.000 studenti, e volevo guardare insieme a voi alcuni dei cartelloni che vengono proposti appunto durante questo corteo. Per esempio, non è una prigione, è una scuola, oppure, quindi chiaramente l'idea che portano avanti gli studenti è l'idea che a scuola si debba poter dire un po' quello che si pensa, quello che pensa la maggioranza, senza rischiare una repressione o una censura, chiaramente. Questa è un po' l'idea che portano avanti gli studenti. Oppure: chi con penna ferisce, nudo finisce. Che senso ha questo cartellone? Questo è dato dal fatto che i tre ragazzi erano stati sottoposti anche ad una perquisizione fisica, alla ricerca di tare fisiche o psicologiche, aveva detto colui che li aveva perquisiti, e quindi, diciamo così, era nato un po' uno scandalo, proprio perché tra di loro c'era anche una ragazza che poi si era rifiutata di essere perquisita, indagata anche fisicamente. E poi vedete appunto che i cartelloni riprendono un po' quell'episodio: finiremo tutti nudi o tutti muti. Quindi che cos'è il significato? Che se parlo, il rischio è quello di rimanere nudo, cioè di essere processato e di essere denudato,
oppure me ne sto zitto e rimango vestito in un certo senso. Ok, allora, perché vi ho portato il caso della zanzara? Perché sia nella forma sia nei contenuti il caso del 66 è un po' anticipatore di quello che sarà poi invece tutto il grande movimento del 68, che è un movimento innanzitutto studentesco, e poi, quindi nel 68 sarà universitario, e questo è un caso in un liceo invece, però chiaramente l'ambito, la situazione in cui emergono le manifestazioni è quello della scuola. E poi perché appunto anche nella forma, quella dei cortei, delle manifestazioni e dell'insurrezione dei ragazzi, assomiglia e richiama, diciamo anticipa quello che sarà poi appunto il movimento del 68. Allora, per introdurvi al 68 io avevo preparato un piccolo video di qualche minuto, proprio breve, vediamo se mi si apre. Un attimo sopra. Lo vedete? Ok, arrivo, eh? Ok, adesso parto. Arrivo, eh. Eccoci, ci siete? Avete seguito il video? Siete riusciti a seguirlo? Ok.
Allora, dunque, come vedete dal video, il 68 è innanzitutto un movimento universitario, ok? Studentesco. Infatti si chiama appunto la contestazione studentesca del 68, dove ha origine nel nord, diciamo nell'Università di Trento e nell'Università Cattolica di Milano, ma arriva poi, dilaga in tutte le università italiane, fino a Roma e altre. Fa molto ridere la scena del professore che appunto dice: no, insomma, io ve lo voglio dare questo voto, non è possibile che lo decidiate voi, perché sono comunque gli anni del sei politico, gli anni in cui appunto gli studenti fanno una serie di richieste per modificare profondamente la struttura universitaria. E come dice nel video, perché nasce ad un certo punto questa necessità di riformare l'università? Da un lato perché ci sono appunto delle carenze strutturali dell'università, cioè l'università è un'università ancora molto elitaria e quindi banalmente proprio non è strutturata, non ha aule a sufficienza, non ha spazi adeguati per invece una popolazione universitaria che si fa sempre maggiore, l'accesso all'istruzione è sempre più ampio, le possibilità economiche degli italiani sono anche sempre migliori, perché negli anni 50 e 60, quindi appena precedenti al 68, abbiamo il grande boom economico, il miracolo economico italiano, e quindi in un certo senso l'università anche da un punto di vista strutturale è proprio inadeguata. E poi c'è un clima culturale diffuso, ok? Quindi una voglia di libertà, una voglia di esprimere che genera poi tutto quello che abbiamo visto. Questa è una foto dell'Università Cattolica occupata per più volte, quindi non è soltanto una l'università, diciamo l'occupazione dell'Università Cattolica. E poi vi ho riportato questo cartello di una manifestazione in cui si dice appunto vogliamo pensare, perché mi sembrava proprio in antagonismo rispetto a quello che diceva il prof che nel video che abbiamo appena visto, che diceva: ragazzi, voi pensate troppo, dovete guardare la realtà, state bene calmi, no? Perché comunque il 68, pur nella sua anche allegria e spensieratezza, perché poi chiaramente il 68 è anche un po' l'anima dell'hippie, no? Ok, c'è anche tutto questo aspetto del peace and love. In realtà sono ragazzi che pensano molto, che sono molto, molto attivi dal punto di vista sociale e poi vedremo anche dal punto di vista politico. Quindi ci sono le varie serrate all'università, c'è l'intervento della polizia. Diciamo che inizialmente il 68 però rimane un movimento abbastanza pacifico, ok? A parte che c'è proprio un rifiuto inizialmente della violenza e della guerra da parte degli studenti del 68. Dico inizialmente perché poi andando avanti vedremo che poi in realtà le conseguenze anche magari non volute del movimento studentesco e dell'anima insurrezionale del 68 non sono sempre così pacifiche. Vabbè, qui sono altre occupazioni, giusto per darvi l'idea di quanto fosse affollata l'università in quei periodi. Si stava dentro l'università, ok? Si dormiva anche in università, si facevano assemblee lunghissime. Proprio perché? Perché in queste assemblee si discuteva un po' anche quale faccia avrebbe dovuto avere la nuova università, che poi in realtà passò ad essere da una riflessione sull'università a una riflessione su tutta la società. Vengono occupati anche i licei, ok? Vi ho riportato l'occupazione del liceo Berchet. E poi vi ho riportato alcuni slogan del 68, tipo siate ragionevoli, chiedete l'impossibile. Chiaramente è uno slogan ossimorico che dà l'idea del clima un po' sognante che è stato il clima anche del 68 e quindi la volontà proprio di cambiare il mondo, di fare qualcosa per modificare in positivo, secondo i loro canoni, la realtà. L'immaginazione al potere, anche qui appunto l'idea di immaginare un mondo nuovo, un mondo migliore e di crearlo. E poi non è che l'inizio la lotta continua. Ecco, diciamo che inizia ad insinuarsi comunque già nel 68 con le varie manifestazioni e insomma le occupazioni, un'idea di lotta che purtroppo non si fermerà nel 68.
vi ho riportato un po' per punti anche che cosa veniva contestato effettivamente, quindi durante questa contestazione studentesca, quindi che cosa veniva contestato e che cosa immaginavano. Quindi visto che c'era questa immaginazione al potere che richiedevano i ragazzi del 68. Dunque il bersaglio polemico è in generale tutto ciò che è autoritario. Quindi l'idea che ci sia un'autorità, qualcuno che decide che cosa debba essere fatto, è il bersaglio polemico principale. In particolare nel mondo della scuola sono i maestri, gli insegnanti che vengono presi di mira, ma soprattutto i baroni, perché così venivano chiamati gli insegnanti universitari, i professori universitari. In realtà, quindi anche il padre, come abbiamo visto nell'inchiesta alla Zanzara, in realtà in un certo qual modo è un po' il simbolo della contestazione studentesca, perché appunto se nella scuola l'insegnante è il barone, il maestro è l'autorità, nella famiglia è il padre. Sono contraria a qualsiasi tipo di repressione e sono quindi favorevoli invece ad un'autogestione, all'autovalutazione banalmente e in generale all'autonomia. Rifiutano le armi, la guerra e la violenza, in particolare la guerra che viene profondamente rifiutata in quegli anni è la guerra del Vietnam, che stanno conducendo gli Stati Uniti e che è una guerra profondamente violenta, la prima guerra che viene rappresentata nei telegiornali, di cui si hanno immagini dirette in maniera molto veloce, e questo genera molto scalpore nell'opinione pubblica, e quindi c'è un forte rifiuto della violenza e della guerra anche nell'animo del 68. E poi chiaramente c'è un'ispirazione politica al comunismo. Le tre M del 68 sono Marx, Mao e Marcuse, che sono tre teorici, appunto Marx il teorico del comunismo, mi dispiace un po' per i ragazzi di terza, probabilmente non hanno molto idea di certi riferimenti a cui faccio, però la maggior parte dei ragazzi mi potranno seguire. Mao, che è Mao Zedong, quindi colui che porta avanti la rivoluzione comunista in Cina. E poi Marcuse, che invece è un filosofo, che è un po' il filosofo guida del 68, diciamo che Herbert Marcuse scrive un testo, L'uomo e la dimensione, che diventa poi proprio un po' il punto di riferimento per l'ideologia del 68. Anche il Che Guevara, che invece ha portato avanti la rivoluzione comunista a Cuba, diventa anche lui simbolo della possibilità di fare una rivoluzione, di cambiare appunto lo stato di cose. Poi un altro aspetto importante del 68 è la rivoluzione sessuale, la rivoluzione dei costumi, così come era un po' anticipato anche nella Zanzara. E poi in generale tutta una controcultura, una volontà di esprimersi appunto liberamente. Un'altra cosa che nel 68 emerge è una forte antipatia, diciamo, una forte un rigetto della società consumistica. Quindi anche il consumismo occidentale viene profondamente criticato, chiaramente ispirandosi alla società comunista, a Marx e a ideologie di questo stampo. Perché il consumismo in questo periodo è così rigettato? Anche perché negli anni appena precedenti, come vi ho già detto, c'è stato il grande miracolo economico italiano. Quindi l'Italia negli anni 50 e 60 si è trasformata in un certo senso effettivamente in un paese consumista. Vi ho riportato alcune foto. Nel 57 c'è l'apertura del primo supermercato Esselunga a Milano. Ed è in questi anni, sono anche un po' gli anni dell'elettrodomestico, perché le case si riempiono di frigoriferi, di televisioni, che prima non c'erano. Banalmente il supermercato nasce proprio nel 57, perché fino ad allora era difficile conservare le scorte in casa, ok? Quindi, come dire, cambia proprio il modo in cui la società vive quotidianamente. Sono gli anni della Fiat, dove l'automobile diventa per gli italiani
un bene di massa e non più un bene di lusso. Sono gli anni appunto della televisione, lì vedete la famiglia attorno alla televisione, e il 68 rifiuta un po' tutto questo, ok? Un po' l'idea di una società volta al consumo. Questa è un'altra immagine, dove di pacifico invece c'è ben poco, come vedete, no? Spranghe, studenti e poliziotti che si menano, banalmente. Perché? Perché appunto, chiaramente, nelle occupazioni e negli scontri, nelle manifestazioni del 68, sebbene all'inizio siano occupazioni e manifestazioni pacifiche, pian piano si introduce l'elemento della violenza. È un punto di riflessione molto importante per la storia dell'Italia di questi anni, nel senso che vedremo anche più avanti nel terrorismo dell'Italia di quegli anni, c'è l'idea che si voglia cambiare il mondo, quindi che si voglia fare una rivoluzione, e poi accanto a questo si affianca l'idea che la rivoluzione si può portare avanti solo in modo violento. E quindi c'è una vera e propria escalation, okay, della violenza, che sfocerà in quelli che poi vediamo sono gli anni di piombo, quindi degli anni neri per l'Italia, degli anni violentissimi appunto. Questa però che cos'è? È un'immagine di uno scontro, sempre nel 68, quindi contestuale alla rivoluzione, alla contestazione studentesca, che si verifica a Roma, a Valle Giulia, nel marzo del 68. In particolare c'è un corteo di 4.000 studenti che sta dirigendosi verso la facoltà di architettura, che era stata occupata ed era stata chiusa, ma questi 4.000 studenti si trovano di fronte ad aspettarli i poliziotti, che li fermano in maniera dura, chiaramente, e nasce appunto uno scontro dal quale poi emergono quasi 700 feriti, no, 600, ok? Quindi 8 mezzi vengono dati in fiamme, quindi è, diciamo, uno dei primi momenti in cui si vede un lato più violento e più duro del 68. Quindi se il 68 prima è colorato, è anche allegro, è vivace, inizia a mostrarsi un lato più cupo. Ecco, giusto per contestualizzare il 68 italiano, ci tenevo a precisare che il 68 è un fenomeno non solo italiano. Il 68 è un fenomeno europeo, ma anche statunitense. Il 30 maggio del 68 viene occupata a Parigi l'Università della Sorbona, e da qui il maggio del 68 verrà infatti ricordato come il maggio francese. Vi ho riportato qui la foto della Sorbona occupata, dove vediamo chi si vede nelle foto appese alle colonne della Sorbona. Bravi, chi siete? Bravi, perfetto. Marx, per i miei alunni di terza, che magari non l'hanno mai visto, è il Babbo Natale barbuto più a sinistra di tutti. Lenin, ed è chiaramente il fondatore della filosofia socialista. Lenin è nella colonna in mezzo, ed è il primo attuatore, se possiamo dire, di un regime socialista, e poi Mao, che invece in quegli anni, come vi dicevo, Mao Zedong porta avanti la rivoluzione comunista in Cina. Da lì a poco, il 30 maggio, sempre a Milano, viene occupata anche la Triennale, e vediamo appunto che ci sono anche qui dei richiami a Mao, viva Mao, Milano come Parigi, contro la repressione e l'insurrezione. E poi qui un'altra immagine piuttosto violenta invece, perché sempre a Milano abbiamo un'altra battaglia nel giugno del 68. Vedete, cioè è sempre lo stesso anno, no? Vedete quanto era veramente in ebollizione, diciamo, il clima milanese e italiano. È la battaglia di Via Solferino, cioè il momento in cui i ragazzi prendono di mira la sede del Corriere della Sera, appunto in via Solferino, perché il Corriere della Sera rappresentava, secondo loro, un po' quella stampa borghese, ok? Una stampa che andava dietro all'opinione dominante,
e quindi una stampa che secondo loro andava in qualche modo punita, fermata. E poi, vabbè, un altro episodio è il 7 dicembre del 68, alla prima della Scala, il lancio delle uova e degli ortaggi contro le pellicce delle sciure milanesi, appunto perché vedete qui anche la connotazione antiborghese, no? Anticonsumistica, antiborghese, che è sicuramente uno degli aspetti importanti del 68. Qui invece siamo a Berkeley. Perché, come vi dicevo prima, il 68 è italiano, è europeo, quindi è francese, ma è prima ancora statunitense. Nel senso che negli Stati Uniti, nell'Università di Berkeley, c'è stato, diciamo, l'inizio di tutto. In un discorso del 64, quindi anticipatorio rispetto poi al 68 italiano e europeo, appunto, nel 64 uno studente dell'Università di Berkeley per primo ha dato origine al Free Speech Movement. Che cos'è il Free Speech Movement? Appunto il movimento per la libertà di parola. E quindi l'idea che i ragazzi all'interno dell'università avrebbero dovuto, potuto esprimersi liberamente anche su questioni politiche, cosa che era vietato in precedenza. Il giovane di cui vi parlo è questo qui, si chiama Marco Savio, era uno statunitense ma di origini italiane, che appunto nel dicembre del 64 ha pronunciato questo discorso. Il rettore ci ha detto che l'università è una macchina, se è così noi ne saremo solo il prodotto finale, su cui non abbiamo diritto di parola. Quindi lui sta dicendo, se io non posso parlare, alla fine non posso autoformarmi, non posso dire niente e sono solo un prodotto. Saremo i clienti dell'industria, del governo, del sindacato, ma noi siamo esseri umani. Se tutto è una macchina, ebbene arriva un momento in cui il funzionamento della macchina diventa così odioso e ti fa stare così male dentro che non puoi più parteciparvi, neppure passivamente. Non resta che mettere i nostri corpi tra le ruote e gli ingranaggi, sulle leve, sull'apparato e fermare tutto. Quindi, appunto, un incitamento all'azione. Va bene, allora dunque, il 68 è stato un po' questo. Che cos'è l'autunno caldo? Dunque, l'autunno caldo è un autunno, ok, nel vero senso della parola, nel senso che sono i mesi che vanno da settembre a dicembre del 69, dell'anno successivo, che è ancora una volta pieno di manifestazioni, cortei, che non sono però più questa volta cortei manifestazioni studentesche, ma cortei manifestazioni operaie. Quindi sostanzialmente il movimento di protesta e di contestazione passa dall'essere un movimento che ha sede inizialmente nelle università e tra gli studenti all'essere un movimento che ha sede innanzitutto nelle fabbriche e tra le tute blu, quindi gli operai. Nel novembre del 68, quindi qui siamo ancora nell'autunno del 68, l'autunno caldo è nel 69, però nel novembre del 68 inizia questo clima e c'è uno sciopero generale indetto da tutti i sindacati, CISL, CGIL e UIL, dove aderisce il 90% della popolazione delle fabbriche, quindi un'adesione altissima. Che cosa chiedono i lavoratori? Chiedono chiaramente una riduzione dell'orario di lavoro, un aumento salariale, chiaramente hanno una serie di un aumento del periodo di ferie, hanno tutta una serie di rivendicazioni, nonché anche una possibilità appunto di unirsi per fare richieste, quindi vari consigli di fabbrica, e sono tutte delle richieste che avranno poi un esito anche legislativo, nel senso che è del 1970 lo Statuto dei Lavoratori, dove avviene la rivolta degli operai. Vabbè, Agnelli e Pirelli, ladri gemelli, chiaramente la Pirelli e la Fiat sono due aziende importantissime di quel periodo in Italia, soprattutto avviene nel nord, anche qui la contestazione, perché è il triangolo Torino-Milano-Genova, il triangolo con la maggiore industrializzazione, dove quindi
ci sono la maggior parte dei movimenti di protesta. Operai e studenti uniti nella lotta fa vedere proprio come ad un certo punto, quindi, la lotta studentesca si unisce, si congiunge a quella degli operai nelle fabbriche. Vi ho portato anche un'altra immagine sempre di questi movimenti, di questi momenti. Io lavoro, tu lavori, li lavora, noi lavoriamo, voi lavorate, essi sfruttano. Mi piaceva perché fa vedere molto bene come la popolazione operaia di quel momento senta proprio la divisione in classi, ok? La divisione, una frattura tra il padrone, il proprietario dell'azienda e lo schiavo, diciamo così, no? Quello un po' come lo sfruttato, il lavoratore, quindi il proletario. Quindi c'è una forte divisione sociale in questo momento in Italia. E poi però, ecco, ho riportato anche un altro cartello dove si dice: non siamo macchine per la riproduzione, ma donne in lotta per la rivoluzione, perché anche in questo contesto e nel contesto del 68 in generale le donne hanno sicuramente un ruolo e chiedono, hanno tante rivendicazioni, tant'è che poi nella slide che vedremo dopo vediamo che gran parte delle conquiste del 68 riguardano la donna, perché la legge sul divorzio, che è del 70, la riforma del diritto di famiglia, che è del 75, la legge sull'aborto, che è del 78, l'abolizione del delitto d'onore, che è dell'81, sicuramente riguardano in primo piano proprio le donne. Il delitto d'onore, per chi non lo sapesse, che cos'è? Qualcuno lo sa sicuramente perché l'ho già spiegato in alcune mie classi. Qualcuno lo vuole dire? Vai, lo sai, lo ricordi? Esatto, cioè sostanzialmente se uno uccideva una donna, in particolare sua moglie, se veniva fuori che lei l'aveva tradito, vabbè, era una riduzione della pena di omicidio, perché in qualche modo era considerata una giustificazione, una scusante dell'omicidio, no? Del delitto. Quindi queste sono alcune delle conquiste sicuramente del 68 e nel 69, cioè delle conquiste, di che cosa venne fuori un po' dal 68, e poi c'è anche una riforma che riguardava proprio l'università nello specifico, che è la legge Codignola del 69, in cui l'università viene aperta a tutti i diplomati, non più esclusivamente ai diplomati del liceo, quindi l'università si trasforma sempre di più da un'università elitaria ad una appunto università di massa, dove l'accesso è sempre più ampio. Alla fine c'è una frase che ho messo, nel senso, che cosa ottennero? Ottennero anche in un certo senso 10 anni di terrorismo. Ora, perché? Perché i 10 anni che vedremo che seguirono 68 sono i famosi anni di piombo e sono anni tremendi per l'Italia. C'è un punto di domanda quando io dico ma anche 10 anni di terrorismo, perché c'è un forte dibattito storiografico, storico, aperto, che si chiede se il terrorismo italiano sia nato nel 68 e sia un erede di quella cultura che è in un certo qual modo rivoluzionaria, oppure se il 68 si chiude con il terrorismo, nel senso che il terrorismo è qualcosa di completamente altro, che non affonda le sue radici in un movimento come quello del 68 che voleva cambiare il mondo in senso positivo, propositivo e anche pacifico, ok? Quindi questo è un punto di domanda. Sta di fatto che gli anni che seguirono la contestazione studentesca e operaia si chiamano in Italia gli anni di piombo, perché per quanto sono stati bui. C'è una trasmissione Rai che si chiama proprio La notte della Repubblica, che fa capire che la Repubblica italiana attraversa, a partire appunto dal 69, un periodo di buio, di forte buio. Avete domande fino a qua, ragazzi? Qualcuno ha qualcosa da chiedere, da specificare?
Ah, scusate, io non la vedo, non l'ho vista, vado. Aspettate che la recupero. Il contrario, però aspetta. Ah, grazie. Eh no. No, è il contrario, no. È il contrario, purtroppo, per l'uomo. Tra l'altro, credo non fosse così frequente che la donna uccidesse l'uomo. Però, perché è tradita. Però, tra l'altro, non c'era l'attenuante. Per cui era proprio un delitto riservato, chiaramente maschilista, sessista, chiaramente. Anche la riforma del diritto di famiglia del 75, magari detta così, lascia un po' il tempo che trova, non si capisce molto bene, però è una riforma in cui si passa da una famiglia dove si parla di una famiglia patriarcale, quindi dell'autorità del padre di famiglia, si passa ad una parità dei coniugi. Si passa non più appunto a parlare di autorità del padre sui figli, ma di responsabilità del padre verso i figli. Quindi nel linguaggio giuridico proprio si vede la trasformazione culturale. Va bene, detto ciò, che ore sono? Un secondo che controllo il mio orologino. Va bene, passiamo al 69. Allora, andiamo avanti con gli anni di piombo. Dunque, vi parto con l'introdurre questo argomento da una piccola storiella, diciamo così. E in particolare quella che vedete nello schermo è una valigeria del Duomo di Padova. Ok? Quindi siamo a Padova in un negozio che vende valigette, valigie. In un pomeriggio del dicembre del 69, in negozio c'è una commessa di nome Loretta, che è una neomamma appena rientrata in negozio della maternità, e gli si presenta verso sera, verso pomeriggio, un giovane, questo qui, e lei racconterà poi, dirà: cavoli, era anche un bel giovanotto, che ad un certo punto mi ha comprato quattro valigette, e vabbè, e io gliele ho vendute, è andato tutto bene. Se non che qualche giorno dopo sta guardando il telegiornale e vede proprio la foto di una delle valigette che aveva venduto al giovanotto. E si allarma un po' e chiama la polizia. Perché che cosa stavano dicendo al telegiornale e in quale contesto vede quella valigetta? Orrenda strage a Milano, 13 morti e 90 feriti. La valigetta era una delle valigette che conteneva le bombe. La bomba che esplode a Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969, appunto. Quindi sostanzialmente a Milano, eccola qua l'altro, in realtà non sono 13 le vittime, tenete conto della bomba di Piazza Fontana. Nel senso che l'attentato che viene fatto a Milano il 12 dicembre del 69 ha più vittime, avrà in particolare 16 vittime, più un alto numero di feriti, però questo è il 13 di dicembre, quindi alcuni corpi vengono ritrovati evidentemente più tardi, nei giorni successivi, ed è la strage che viene fatta alla Banca dell'Agricoltura di Milano. Esplode questa bomba alla Banca dell'Agricoltura, ma esplodono 5 bombe contestualmente a quella di Piazza Fontana. Le altre quattro bombe sono tre a Milano ed una a Roma, no, scusate, sono un'altra a Milano e tre a Roma, e in particolare quella di Milano che era messa in Piazza Scala, alla Banca Commerciale Italiana, non esplode. E l'immagine della valigetta inesplosa è quella che appunto poi trasmetterà al TG e che verrà vista dalla commessa del negozio di valigie di Padova. La strage di Piazza Fontana è l'inizio appunto degli anni di piombo, nel senso che negli anni 70 e fino all'inizio degli anni 80 in Italia si verificano una serie di stragi che causano moltissime vittime.
E in, parallelamente a queste stragi anche una serie di sequestri, omicidi e in generale c'è una un'escalation, come vi dicevo prima, della violenza che investe un po' sia il settore politico di destra sia il settore politico di sinistra, in particolare le frange estremiste di queste due ale. Vi faccio vedere alcune immagini, probabilmente li avete già visti, alcuni di voi li avranno già visti, della banca dell'agricoltura di Piazza Fontana subito dopo la bomba. Eccola qui, questa è la rotonda, la famosa rotonda che è presente in piazza nella banca dell'agricoltura, e questi sono alcuni cappelli delle vittime, no? Tutti andavano col cappello, era un venerdì pomeriggio e la banca dell'agricoltura era ancora aperta, era una delle uniche banche ancora aperte alle 16:30 del venerdì pomeriggio. E questo è il buco chiaramente del luogo dove esplode la bomba. E prima di dirvi chi l'ha fatta esplodere, vado un attimo avanti. E cioè chi sono questi tre personaggi? Sono altre vittime, non delle conteggiate nelle 16 vittime che muoiono e perdono la vita durante la bomba, ma sono altre vittime perché uno è Giuseppe Pinelli. Giuseppe Pinelli è il primo indagato per la strage di Piazza Fontana. In particolare Pinelli viene indagato perché è un anarchico e le ricerche della polizia sui colpevoli della strage innanzitutto percorrono la pista anarchica, cioè credono che si tratti degli anarchici che sono sostanzialmente una forma di estremismo di sinistra. Ok, quindi sostengono che abbiamo visto nel 68, no? Il 68 il operai, poi il comunismo come ideale che perseguono. Quindi si sostiene in un primo momento che la strage sia opera degli anarchici. E in particolare Giuseppe Pinelli è un ferroviere che frequenta gli ambienti anarchici. Viene fermato, viene arrestato, viene portato in questura, ma dopo gli interrogatori, durante anzi un interrogatorio, Giuseppe Pinelli cade dal quarto piano della questura di Milano. Si dice che, cioè la versione ufficiale è che lui si sia gettato dalla finestra, rimarrà un po' un giallo, diciamo, la caduta di Pinelli dal quarto piano della questura di Milano. E insieme a lui c'era Luigi Calabresi. Luigi Calabresi invece è il capo della polizia che lo stava interrogando e che appunto aveva aperto le indagini, perché anche lui compare in questa slide insieme alle vittime, perché anche lui verrà ucciso. Perché verrà ucciso anche lui? Verrà ucciso questa volta sì dagli estremisti di sinistra, proprio perché, come dire, la sinistra a quel punto lo colpevolizzerà di essere stato lui a far cadere Pinelli dal quarto piano della questura di Milano. Già da qui io credo che si capisca quanto fosse teso dal punto di vista politico il clima in quegli anni, ok? Quindi se c'era qualcosa che non andava ci scappava il morto. La diplomazia era veramente poco utilizzata, o meglio, era utilizzata nell'ala parlamentare, non ho ancora fatto un panorama politico di quegli anni, però comunque dopo ve lo mostro, ma era molto poco usata perché c'erano delle ali estreme nella politica di quegli anni, degli estremismi che facevano ricorso quotidianamente, direi, alla violenza. E l'ultimo personaggio che vi ho messo in questa slide è Valpreda, che è un altro anarchico. Quindi la polizia, pur dopo appunto la morte di Pinelli, va avanti con la pista anarchica e individua in questo personaggio, Valpreda, il colpevole della strage di Piazza Fontana, perché viene riconosciuto da un tassista milanese, dice sì sì, era lui, l'ho visto con la valigetta. In realtà Valpreda si fa 3 anni di carcere, nuovi processi, in realtà viene anche... è anche vittima di una campagna mediatica che lo demonizza, quindi il mostro di Piazza Fontana. In realtà poi si scoprì che lui era innocente, quindi non è stato sicuramente lui a commettere la strage di Piazza Fontana.
addirittura ad un certo punto, per cercare di far uscire Valpreda di prigione, era stata ideata una legge, era stata varata una legge proprio, come dire, ad hoc per Valpreda, nel momento in cui alla fine ci si era resi conto che, pur non essendo ancora stato assolto in maniera con una sentenza, era detenuto ingiustamente, e quindi era stata emanata questa legge per limitare la custodia cautelare anche nei casi di reati molto gravi, come quelli della strage di Piazza Fontana. Era stato anche presentato nelle elezioni politiche come capolista di una, insomma, come capolista alla Camera, perché potesse usufruire dell'immunità parlamentare e quindi, diciamo, essere scarcerato. Alla fine poi non passò, detto ciò, alla fine fu assolto. Però diciamo che chi è che aveva commesso questa strage, in realtà nessuno è stato condannato per la strage di Piazza Fontana, ok? Però si sa di per certo che non è stata affatto la frangia anarchica, quindi non sono stati gli estremisti di sinistra, bensì è stato l'estremismo nero, quindi è stato l'estremismo di destra. Sono stati sostanzialmente i neofascisti, e in particolare un gruppo di neofascisti che si chiama Ordine Nuovo, che aveva, diciamo così, orchestrato la strage di Piazza Fontana. Per quale motivo la destra aveva deciso di operare questa strategia della tensione? Poi vediamo più nello specifico di che cosa si tratta, cioè per quale motivo la destra aveva piazzato una bomba, perché la strategia della destra era quella di creare tensione e panico nel paese affinché, come dire, la popolazione, l'opinione pubblica andasse alla ricerca di un uomo forte, e la destra potesse quindi instaurare il suo potere con un colpo di stato militare. Ok, quindi diciamo che era un tentativo di eliminare la frangia invece comunista, e usava poi la strategia del depistaggio, ovvero dell'utilizzare, diciamo così, degli indizi falsi, di dare degli indizi falsi che avrebbero portato le indagini verso invece l'ala opposta, quindi verso l'estremismo di sinistra. Avete domande? Scusate, perché è un po' intricata qui la storia, quindi se c'è qualcuno che non è chiaro, che ha delle domande su qualche punto su cui non è chiara qualcosa, può chiedermelo, se no vado avanti. Sì. No, Valpreda non muore, l'ho messo tra le vittime, hai ragione, l'ho messo tra le vittime non tanto perché è morto, ma perché è una vittima in senso lato, cioè è una vittima nel senso che, appunto, dicevo, ha subito anni di carcere, giustamente, detto che in quel clima, insomma, c'era un clima movimentato, quindi non sto dicendo che Valpreda magari stesse a casa, però non era lui a aver fatto la strage, quindi sicuramente, appunto, ha fatto anni di carcere ingiustamente ed è stato, come dicevo, una vittima proprio di un processo mediatico diffamatorio. Sempre in quegli anni, appunto, la sinistra parlamentare, la sinistra extraparlamentare, aveva fatto anche una controinchiesta tra il 69 e il 70, proprio per sostenere come la pista anarchica, quella seguita inizialmente dalle indagini, non fosse quella giusta. Quindi c'era stata una controinchiesta per cercare di sottolineare come le indagini stessero sbagliando, le indagini che si erano concentrate solo ed esclusivamente sull'estremismo di sinistra, senza considerare minimamente che l'attentato potesse essere stato fatto dall'estremismo di destra. In realtà c'è un motivo per cui effettivamente c'è stato questo ritardo nelle indagini, nello scoprire chi fosse il mandante e chi fosse il responsabile della strage di Piazza Fontana, perché effettivamente nel terrorismo nero, così si chiamava il terrorismo di destra, erano implicati anche delle parti, delle istituzioni.
in particolare il SID, che era il servizio segreto, l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, quindi comunque c'erano anche degli apparati istituzionali, quindi delle istituzioni che avevano aiutato i terroristi neri a in un sistema di depistaggio, di come dire, appunto, dirottamento delle indagini verso la sinistra, verso l'estremismo di sinistra. Alla fine, come vi dicevo, non è stato condannato nessuno. Per quale motivo? In parte per i depistaggi, in parte per le insufficienze di prove. Per esempio, vi ho messo testimonianze dell'elettricista di Freda, perché l'elettricista, ad esempio, che aveva aiutato i terroristi neri a mettere il timer nelle bombe, aveva fatto la sua testimonianza soltanto nel 95, la strage del 69, quindi soltanto nel 95, e quindi alla fine in realtà quelli che lui aveva incriminato con questa testimonianza erano stati assolti con una sentenza definitiva. E nel momento in cui in Italia una persona è assolta in maniera definitiva, non è processabile ulteriormente per lo stesso reato. E quindi, diciamo, si sono un po' perse anche le possibilità di processare le persone coinvolte. Vi ho riportato una frase di Guido Salvini, che è uno dei giudici che ha seguito il processo su Piazza Fontana, che dice: la strage di Piazza Fontana non è un mistero senza mandanti, nonostante non sia stato condannato poi nessuno. La strage fu opera della destra eversiva, anello finale di una serie di cerchi concentrici uniti, se non proprio da un progetto, da un clima comune. Nei cerchi più esterni c'erano forze che contavano di divenire beneficiari politici di simili tragici eventi. Completando la metafora, i cerchi più esterni, appartenenti anche alle istituzioni di allora, diventarono subito una struttura addetta a coprire l'anello finale, cioè gli esecutori della strage, quando il beneficio risultò impossibile, poiché quanto avvenuto aveva provocato nel paese una risposta ben diversa da quella immaginata, non solo di paura, ma anche di giustizia e di mobilitazione contro piani antidemocratici. Cioè, sostanzialmente, con Piazza Fontana, in realtà, l'obiettivo della destra fallisce, perché non si diffonde soltanto molta paura, dice questo Guido Salvini, appunto, nel paese, ma si diffonde anche un profondo sentimento di giustizia e di volontà di mantenere lo Stato democratico, e quindi di non rinunciarci in favore di uno Stato autoritario piuttosto che un neofascista, così come era un po' la volontà di chi aveva orchestrato l'attentato. Appunto, questa è l'immagine dei funerali delle vittime di Piazza Fontana. Vedete che Piazza Duomo è gremita di gente, c'è veramente tutta Milano, e non solo, nel senso che metaforicamente tutta l'Italia era lì, quindi a forte sdegno di quello che era successo in Piazza Fontana, e nonostante la paura, perché insomma è appena scoppiata una bomba a Milano, quindi diciamo che il clima era sicuramente di tensione, effettivamente, no? Eppure, diciamo, qui vabbè, poi non vi leggo tutto quello che ho riportato, ma ci siamo trovati forti uniti, noi milanesi, noi italiani, tutti, nonostante le divisioni politiche, nonostante tutto, Milano si è inchinata davanti alle vittime innocenti. Le stragi dell'estrema destra non sono finite, non sono finite, perché appunto la destra eversiva, quindi l'estrema destra, nel tentativo di disseminare terrore, fa anche altre stragi. In particolare sono note la strage di Piazza della Loggia del 74, la strage dell'Italicus, di un treno, il treno Italicus sempre nel 74, la strage di Bologna dell'80. Come vedete, sia per Piazza Fontana che per Piazza della Loggia che per l'Italicus non si ha una sentenza con il mandante o gli esecutori dell'attentato. Quindi sono sempre stati tutti assolti, e questi per i motivi che vi dicevo prima, per occultamento delle prove, depistaggi, collaborazione con le istituzioni. Domande? Io direi che ci fermiamo magari 10 minuti, 5 minuti, non lo so. Ditemi voi come state, però io parlo, non vi vedo. Interrompo quantomeno un momento la condivisione dello schermo.
No, non lo so, io posso andare avanti, però magari volete respirare un attimo. Ah, ok, allora vado avanti. No, dai, vado avanti. Intanto, avete qualche domanda? Perché io ho fatto, cioè oggettivamente, non ho dato un panorama di sfondo. E questo può risultare, può, nel senso, magari chi ha già... Io non so bene quanto uno sappia di storia vicino a noi, quindi non sono stata a specificare alcune, magari... cose che a me sembrano note, però magari invece non lo sono, quindi non abbiate paura nel fare domande se qualche tassello vi manca. Mi raccomando. Niente, tutto chiaro. Vabbè, basta. Sembrano attenti, ma in realtà sono morti. No, tutto bene? Va bene, dai, allora io vado avanti, sennò... Vado avanti. Va bene, se nessuno interviene, silenzio assenso, silenzio assenso. Ah, scusate, no, però sono partita dalle valigette, no? Ecco, per farvi capire, per chiudere la questione, per farvi capire il livello di ombra anche su questi episodi, vi faccio capire perché sono partita dalle valigette, nel senso che questa tal Loretta ha visto al TG la sua borsetta, la borsetta che aveva venduto a Freda, che poi appunto viene fuori che è uno di Ordine Nuovo, quindi della destra eversiva, probabilmente tra i responsabili dell'attentato, anche se non condannato, no? E che era quel bel ragazzo che vi ho fatto vedere all'inizio, quello che aveva acquistato le valigette. E sostanzialmente lei chiama la polizia, lei e il proprietario della valigeria chiamano la polizia, raccontano tutto. Bene, arriva il poliziotto, gli fa qualche domanda e la loro denuncia cade nel vuoto. Dopo altri 3 anni arriva un altro, insomma un altro, non so se non mi ricordo più, se era un magistrato piuttosto che un capo della polizia, a fargli nuovamente domande su quanto avevano testimoniato loro 3 anni prima. Questo perché? Perché appunto la questura di Padova, insomma lì dove erano loro, aveva passato l'informazione all'ufficio degli affari riservati del Ministero dell'Interno e l'informazione era stata fagocitata anziché utilizzata per mandare avanti le indagini. Okay? In questo consistono i depistaggi e l'occultamento delle prove. Ok? Quindi e va bene, basta, tutto qua. Va bene, allora, chi è lui invece? È un'altra pillola, è un'altra storia, ma siamo sempre lì, siamo sempre in quegli anni. No, in realtà siamo un po' più avanti, siamo sempre negli anni di piombo, ma gli anni di piombo durano tanto, e siamo nel 78 questa volta. In particolare siamo nel marzo del 78. Nel marzo del 78 questo qui è un fioraio. È il fioraio Spiriticchio. È il fioraio Spiriticchio che una mattina si sveglia, è un fioraio ambulante, quindi ha il suo furgone, parcheggiato sotto casa, una mattina si sveglia, va per andare sul suo furgone e invece ha una ruota sgonfia. E vabbè, allora inveisce un po', cambia la ruota e va a lavorare. Dopo qualche giorno si risveglia, va giù per prendere il furgone e ha 4 ruote tagliate, 4 ruote sgonfie. Niente, quel giorno lì il fioraio Spiriticchio non può andare al lavoro, non ce la fa, perché ha 4 ruote, perché ha 4 ruote tagliate. Dunque il fioraio Spiriticchio andava a vendere i fiori in quest'angolo della strada di Roma, che è l'angolo tra via Fani e via Stresa, e in particolare è l'angolo in cui il 16 marzo del 78 viene sequestrato Aldo Moro. Aldo Moro viene sequestrato, appunto, Aldo Moro viaggiava sull'auto blu, l'auto blu perché Aldo Moro era parlamentare segretario di uno dei più importanti partiti del momento, che era la Democrazia Cristiana, ok, la DC,
viene sequestrato e viene portato via, in particolare da chi? Dalle Brigate Rosse, che invece questa volta sì, sono un'organizzazione terroristica dell'estrema sinistra. Quindi prima abbiamo visto che lo stragismo, quindi le stragi di Stato, sono fatte ad opera della destra, dell'estrema destra, neofascista. Vediamo che come le stragi, in realtà l'estrema sinistra chiaramente non si sia affatto risparmiata e abbia dato origine a quello che si chiama terrorismo rosso. Quindi mentre la destra faceva terrorismo nero, e le azioni della destra sono passate alla storia come le azioni di terrorismo nero, le azioni della sinistra di quegli anni sono passate alla storia come le azioni del terrorismo rosso. In particolare, vi dicevo, Moro viene prelevato dalla sua auto blu, un brigatista guidava l'auto bianca che vedete davanti, che nel momento in cui ha visto arrivare la macchina di Moro è uscita dal parcheggio dove stava e dove attendeva Moro e si è fermata, ha iniziato diciamo ad andare davanti a Moro, si è fermata allo stop e nel momento in cui la macchina di Moro dietro di lei si è fermata ha dato il segnale ai brigatisti che stavano sul marciapiede, sulla strada, perché appunto sparassero. E durante questo agguato a Moro sono morti tutti i 5 uomini della scorta e è stato preso Aldo Moro, che poi è stato caricato su un'altra vettura che l'ha portato nel luogo dove è rimasto 55 giorni prima della sua morte, il 9 maggio del 78. Vabbè, qui è un'immagine un po' cruenta, è l'immagine della scorta che viene appunto fucilata ed è l'immagine, questa famosissima, di Aldo Moro appunto che viene fotografato dalle Brigate Rosse, dietro vedete il simbolo delle Brigate Rosse, ed è Moro che viene fotografato appunto durante il suo sequestro. E questa è un'altra immagine un po' cruenta, però è un'immagine storica, è quello che è successo ed è il modo particolarmente truce in cui le Brigate Rosse hanno fatto ritrovare il cadavere di Aldo Moro in via Caetani, che è esattamente a metà, a 150 metri, diciamo, sia dalla sede del Partito della Democrazia Cristiana, sia dalla sede del Partito Comunista a Roma. Appunto il 9 maggio del 1978 nella Renault Rossa. In particolare i brigatisti avevano avvisato Aldo Moro, avevano avvisato la moglie di Aldo Moro, che è Eleonora Moro, tramite una chiamata che avrebbero lasciato e che avrebbero lasciato Moro in via Caetani, avrebbero lasciato lì il suo cadavere e effettivamente poco dopo viene ritrovato appunto il cadavere di Aldo Moro. Allora, vediamo un attimo di capire chi sono i responsabili del sequestro Moro, chi sono quindi le Brigate Rosse. Intanto il fatto che siano rosse ci fa capire che sono chiaramente si ispirano al comunismo e il fatto che siano brigate è un termine militare, tutto il loro linguaggio è profondamente impregnato di termini militari, perché appunto il loro obiettivo è quello di fare una rivoluzione violenta, cioè sostanzialmente sono un gruppo di giovani, per intenderci, che sostengono, credono che l'unico metodo attraverso cui cambiare lo Stato, cambiare uno Stato che loro reputano profondamente ingiusto, è fare la lotta armata, ok? La lotta armata. Vabbè, questi sono due fidanzatini apparentemente, però come vedete sono dietro le sbarre, sono due fidanzati veramente e sono due militanti delle Brigate Rosse e sono Valerio Morucci e Adriana Faranda e sono due degli artefici del delitto Moro, del sequestro Moro. In particolare sono due giovanissimi, hanno 20 anni, cioè tutte le Brigate Rosse sono giovanissime, tutti i terroristi rossi sono giovanissimi, hanno più del 60% a meno di 30 anni, alcuni hanno 16 anni, 19 anni quando iniziano a militare nelle Brigate Rosse. Questi due, Morucci e Faranda, appunto sono due fidanzati che fanno le varie ricerche
prima di prima che il sequestro Moro abbia luogo, per capire come fare a sequestrare Moro. Per esempio, vanno in giro a cercare di capire dove Moro si ferma, quali sono le sue abitudini, per cercare appunto il modo migliore per bloccarlo e per sequestrarlo. Per esempio, ad un certo punto si pensava di sequestrare Moro davanti ad una chiesa, la chiesa di Santa Chiara, perché lui tutte le mattine si fermava proprio lì alle 9 del mattino a pregare prima di arrivare in Parlamento, e poi alla fine i brigatisti all'inizio quindi pensano di sequestrarlo lì in quell'occasione, poi invece vedono che c'è una scuola lì vicino e quindi avrebbero fatto una strage anche di bambini e decidono che quello non è il posto più adatto per sequestrare Moro. E poi alla fine capiscono che Via Fani è l'unico punto della strada che porta Moro dal Parlamento, cioè dalla sua abitazione al Parlamento, dove va, al mattino, è l'unico punto dove c'è uno stop, e allora decidono che quello deve essere il luogo dove fare l'attentato a Moro. Poi questi sono altri quattro brigatisti, Morucci, Fiori, Gallinari e Bonisoli, e appunto sono quei quattro uomini che hanno sparato a Moro. In particolare, questa è una curiosità, questi quattro si erano travestiti da piloti dell'Alitalia. Perché si erano travestiti da piloti dell'Alitalia? Si erano travestiti perché sostanzialmente in quegli anni, secondo le testimonianze delle Brigate Rosse, quattro ragazzotti fermi all'angolo della strada avrebbero insospettito chiunque, invece quattro piloti dell'Alitalia meno. E quindi si travestono da piloti dell'Alitalia. Poi c'è anche una ragazza che ha in mano un mazzo di fiori, che aspetta per dare il segnale all'auto bianca parcheggiata che avrebbe dovuto fermarsi davanti all'auto blu di Moro. Appunto di andare avanti a quella davanti a quella di Moro, e anche lì quando si chiese ai brigatisti ma perché la ragazza teneva in mano un mazzo di fiori, no? E loro perché una ragazza da sola non insospettisce tanto, ma sicuramente una ragazza con un mazzo di fiori non insospettisce nessuno. Questo per dire semplicemente che erano attenti veramente a tutti i dettagli i brigatisti quando organizzavano i loro attentati. E poi ci sono Mario Moretti, Anna Laura Braghetti e Germano Maccari. E il primo è, diciamo, il capo, ok? È quello che durante il periodo del processo Moro è a capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti. E gli altri due invece chi sono? Sono altri due brigatisti che convivono con Moro durante tutta la sua prigionia. Quindi l'assalto è fatto da alcuni brigatisti, durante la prigionia ce ne sono altri. In particolare questi due, perché vedete di fianco ai nomi Anna Laura Braghetti e Germano Maccari altri due nomi, Camilla e Ingegnere Altobelli? Perché in realtà i brigatisti vivono nella totale clandestinità. Questo vuol dire che tutti i brigatisti, non solo loro due, per loro due vi ho riportato i nomi, però in realtà tutti, vivono sotto falso nome, hanno documenti falsi, non lavorano, e quindi hanno una doppia identità sostanzialmente. Lasciano tutto, risultano ignoti alle origini, alle famiglie d'origini, e lasciano tutto appunto per entrare a far parte di questa organizzazione terroristica. Da dove vengono? Vi dicevo che sono tutti molto giovani e vengono da diverse parti. Il nucleo storico delle BR, quindi coloro che le fondano, vengono dall'Università di Trento, dalla facoltà di sociologia, e questo fa pensare un pochino, come vi dicevo prima, ci sia una certa comunanza tra il 68 e gli anni di piombo, il terrorismo rosso quantomeno. Alcuni sono degli ex militanti del Partito Comunista e alcuni sono invece operai, anche qui, no? L'autunno caldo. In particolare, perché ex militanti del Partito Comunista? Perché uno esce ad un certo punto dal Partito Comunista per andare a fare un terrorismo di sinistra, un terrorismo rosso? Perché, e questo è un punto importante da capire nello scenario politico di quegli anni, perché il Partito Comunista non soddisfa i comunisti più intransigenti, più estremisti. Nel senso che in quegli anni la sinistra, quindi il Partito Comunista, sta intraprendendo un avvicinamento con la destra,
in particolare con la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana non è la destra, in realtà è un modo un po' semplicistico, però è per non accrescere la complessità, diciamo, un avvicinamento verso il centro, ok, che è rappresentato dal maggior partito politico del dopoguerra, che è la Democrazia Cristiana, e in questo avvicinamento gli estremisti di sinistra leggono un compromesso con quello Stato che invece loro volevano cambiare, e di conseguenza non accettano questo venire a patti col potere precostituito, non accettano questa sorta di rinuncia alla rivoluzione che loro intraprendono non tanto come un diplomatico avvicinamento allo Stato democratico, quanto come un tradimento dell'ideale comunista. Okay? Quindi c'è un allontanamento appunto dal partito, dalla sinistra parlamentare, e appunto un'estremizzazione invece della sinistra extraparlamentare, quindi di questi gruppi, tra cui le Brigate Rosse, che iniziano a operare in maniera violenta e rivoluzionaria proprio perché vedono nel potere parlamentare qualcosa di ormai compromesso, qualcosa di quasi corrotto. Ecco, come erano organizzate le Brigate Rosse? C'era una direzione strategica, un comitato esecutivo. Vedete che sono tutti termini militari comunque, no? Il fronte, le colonne, il comitato. Il comitato esecutivo e la direzione strategica, che sono sostanzialmente a capo delle Brigate Rosse, quindi dettano le linee guida, e poi in tutte le città ci sono alcuni affiliati. In particolare le organizzazioni urbane, quindi all'interno delle città, si chiamano colonne. C'è la colonna milanese, la colonna torinese, una colonna a Genova, una colonna a Roma, una colonna in Veneto, e quella che organizza il sequestro Moro è chiaramente la colonna romana, che non è la prima però. Le Brigate Rosse nascono nel nord, Milano, Torino in particolare, la colonna torinese è la più forte. La colonna romana in realtà non è poi fortissima, ok? Non ha moltissimi affiliati. Tra l'altro non sono in molti, non sono in molti i brigatisti. Nella direzione strategica stanno una quindicina di persone, ma in realtà poi nel comitato esecutivo, che è proprio l'organo all'apice delle Brigate Rosse, stanno 4 persone. In particolare Mario Moretti, quello che vi facevo vedere prima, vi ho detto è il capo del sequestro Moro, era parte del comitato esecutivo. E poi ciascuna colonna ha una decina di persone, ok? Non sono poi moltissimi. Clandestinità, ve l'ho già detto, compartimentazione. Un'altra cosa interessante delle Brigate Rosse è che nessuno di loro sa niente degli altri. Questo significa che anche durante il sequestro Moro, sostanzialmente nessuno di quelli che fanno l'agguato, sono in 11 in totale brigatisti che sono lì per fare l'agguato a Moro e per sequestrare Moro, soltanto in 4 sanno dove poi verrà portato. Perché? Perché meno si sanno le cose, meno è possibile che si scoprano, nel senso che poi vedremo in effetti ci sarà il fenomeno del pentitismo, quindi se per sbaglio qualcuno viene preso dalla polizia, meno sa, meno può dire, ok? E quindi c'è questa idea di compartimentazione, cioè